Uno sportello anticrisi per aiutare i debitori a reinserirsi nel circuito produttivo e a rilanciare le proprie aziende. L'iniziativa è del Comitato Scientifico dell'Università Niccolò Cusano di Trapani ed è stata presentata ieri nell'ambito di un seminario regionale organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati, la Camera di Commercio e la Camera Penale di Trapani. Va emergendo la consapevolezza da parte di enti locali e istituzioni rispetto al problema di chi ha dovuto cessare le proprie attività commerciali per bancarotta ed è rimasto ingabbiato nella morsa del debito. A tale proposito, la Camera di Commercio di Trapani si è fatta parte attiva nel processo di esdebitazione di questi soggetti. Già da settembre, 11 gestori degli organismi di composizione della crisi sono iscritti presso l'ente pubblico e le attività prenderanno il via il prossimo gennaio. Per diventare gestore negli organismi di composizione della crisi è stato attivato un corso specifico di 50 ore presso il Polo Accademico Unicusano di Trapani. Abbiamo deciso di istituire uno sportello all'interno dell'università per tutti i debitori che vogliono alcune informazioni in merito alla legge numero 3 del 2012. Tutti gli utenti interessati potranno rivolgersi alla segreteria dell'università e saranno contattati per un appuntamento al fine di ricevere una consulenza a titolo gratuito in ordine alle possibilità di uscire dallo stato di crisi. In tal senso proprio il direttore dell'Unicusano da tempo si batte per una informazione capillare per aiutare l'imprenditore collassato dai debiti. Ha realizzato un manuale dal titolo Per non perdere la testa, che importanti indicazioni dà anche normative per riuscire a venire fuori dall'indebitamento. Il cittadino avrà chiara la modalità di poter sdebitarsi, gli regaliamo il manuale per poter anche lui prendere coscienza dello strumento. E dopodiché non resta altro che presentare l'istanza all'organismo di composizione della crisi e sdebitarsi e continuare a vivere e continuare a intraprendere attività e continuare ad avere un'attività produttiva per lui e per il territorio. Oggi c'è una via d'uscita fornita dalla legge 3 del 2012 e ci sono gli organismi di composizione della crisi. Esistono in definitiva delle possibilità per farcela e per ritornare al lavoro mantenendo dignità personale e professionale.